come il mio cuore, che scaldi tu così il nostro amor. Sarà eterno e nessuno ci dividerà, e i tuoi sogni e i miei sono realtà, superando mille ostacoli, passioni senza fine. Mamma, hai visto che cosa c'è scritto sul DVD? Hotel President. Sì, le nostre indagini possono partire da lì. È sicuramente il posto dove tuo padre incontrava quella sgualdrina. E dobbiamo capire che fine ha fatto. Mi scusi, buon uomo. Lei è il portiere di questo albergo? Sì, signore. Cosa posso esserle utile? Qualche settimana fa, in questo albergo, è accaduto un fatto di sangue in cui è stata coinvolta una ragazza. Probabilmente uno poco di buono. Sa per caso se la polizia è stata informata dell'accaduto? Oh sì, mi ricordo Daria, una ragazza a suo modo buona e simpatica. Ha lasciato il suo appartamento, sì, un paio di settimane fa, all'improvviso. Mi ha salutato frettolosamente e mi ha detto che non aveva un nuovo indirizzo da darmi. Grazie, buon uomo. Prenda questo assegno per il suo disturbo. Arrivederla. Che ti avevo detto, Walter? Tuo padre non è un assassino. Ma quella ragazza fa sicuramente parte di un complotto ed è in circolazione. I guai perciò sono forse più grandi di prima. Mamma, dovete trovare una soluzione insieme, lottare fianco a fianco per far luce su questa vicenda. Almeno voi dovete essere solidali. Non lo conosci tuo padre allora? Negli ultimi tempi sono diventata invisibile per lui, quasi un peso. Non posso davvero, credimi. Non me la sento di parlare a Cosimo, se non sarà lui ad affrontare l'argomento. A volte bisogna mettere l'orgoglio da parte, mamma. Walter, aiutami tu ad uscire da questa situazione e a salvare tuo padre dall'infamia e dal ricatto. Farò tutto quello che mi è possibile per chiarire questa faccenda, e se i ricattatori si faranno vivi, tratterò personalmente con loro. Ma sono convinto che seppure trovassi questa Daria, non saprebbe dirci molto. Sarà stata semplicemente uno strumento nelle mani di gente senza scrupoli. Avrà ricevuto del denaro e poi l'avranno fatta sparire. Speriamo non per sempre. Non credo comunque che potrebbe nuocerci. In fin dei conti avrebbe da perderci anche lei se il DVD venisse usato per un ricatto. Sì, in esclusiva. Tu prima firma l'assegno. I dettagli li avrà la tua redattrice. Bene, è un piacere trattare con voi. Ciucino! Ciao tesoro, tutto bene? Sì, sì. È pronto! Oh, meno male, ho una fame. No, devo dirti prima una cosa. Non ne possiamo parlare a tavola? Ma sì, che si raffredda tutto. E tu? Non hai bisogno di mangiare qualcosa? Non ho fame. Vabbè, ma Walter sì. Per favore, amore, è una cosa importante. Bravo chi la capisce, quella piccola puttanella. Temo che dovrai proprio lasciare la città e alla svelta e devi anticipare il tuo viaggetto ai Caraibi. Metta giù quella pistola. Che vuole fare? Mi vuole ammazzare? Io ho fatto quello che voleva. Ho sedotto e drogato quell'uomo, mi sono finta morta. Che altro vuole da me? Tu farai esattamente quello che ti dirò io, se non vuoi chiudere per sempre la tua redditizia attività. Ho capito. Se non sto ai vostri ordini, sono una donna morta. Bravissima. Vedo che sei una ragazza ragionevole e intelligente. Non prendere nessuna iniziativa fin quando non mi rifarò più. E non fare la furba, mi hai capito? Potrebbe costarti molto caro. Allora che devo fare? Devi completamente cambiare vita. Anche se ti trasferisci in un'altra zona, qui non è più sicuro. Non posso darti altre spiegazioni. Devi solo sparire e devi farlo al più presto, se non vuoi ritrovarti con un buco in fronte. Non immagino neanche che porcheria sta dietro a tutta questa losca faccenda. Meno sai e meglio è.
Hai avuto tutti i tuoi soldi, quindi è arrivato il momento di filare. E subito. E non me lo far più ripetere. Hai fatto una bella dormita? Hai visto Laura? Vivi del letto con te, mica con me. L'hai vista, sì o no? Un attimo stamattina. Forse sta cercando di evitarmi. Ci vuole un bel coraggio a guardarti in faccia con quello che ha combinato. Gliel'ho detto di tenere la bocca chiusa. Leggi il giornale. La favola bella di Walter e Laura si è trasformata in un incubo per la modella stuprata da un suo fan. Quanto alle voci che si insinuavano sulla virilità del marito, non posso sentirmi in colpa se non riesco più a fare l'amore con lui. Quella stronzetta ha bisogno di due schiaffi. Laura! Laura, vieni subito qui! Laura! Laura, sei tu! Laura! Laura! Ma cosa le hai preso? E lo chiedi a me? Laura, avanti! Laura, vieni fuori! Non mi vuoi! Ma che dici? Non mi vuoi! Oh, smettila di dire scemenze, dai! Mi dispiace per l'intervista! Ormai io non le dissi mai quelle cose! Oh, lascia stare, va bene. Sai che razza di iene sono i giornalisti. Forza, vieni fuori, così mi fai preoccupare. Vieni fuori, così ne parliamo con calma. No! Almeno se sto qua non sei costretto a guardarmi. Ma io voglio guardarti. Senti, non me ne starò fuori qui tutta la notte, capito? Capito? Allora mi hai perdonata. Vieni qui, abbracciami, è passato tutto, amore mio. Fa niente, andiamo avanti. E facciamole passare liscia anche questa, la signorina. Mamma, per favore, vattene e lasciaci soli. Il terzo incomodo se ne va. Mica voglio rovinare il vostro quadretto romantico. Passioni senza fine.